partito unico dell'euro da una parte e la Lega che guarda avanti e vuole riprendere il controllo del lavoro, della moneta e della speranza soprattutto dall'altra. Quindi da una parte PD, Forza Italia, Monti, Grillo, Casini, Alfano e tutti quanti, dall'altra noi che diciamo che l'euro è una moneta sbagliata e che l'Europa deve ricostruirsi. Lei però ha parlato di un'alleanza che funziona a livello comunale con Forza Italia, non è possibile proprio che si torni ad avere un'alleanza anche nazionale? A livello comunale, anche regionale, pensiamo in Veneto, l'alleanza con Forza Italia funziona bene, i programmi vengono rispettati. A livello nazionale è difficile ragionare con chi dice l'euro non si tocca e con chi cancella il reato di immigrazione clandestina e con chi vota gli svuota carceri. Sul Senato la Lega dice la riforma possiamo vedere con relative modifiche sulla legge elettorale. No. È deprimente il dibattito fra la Boschi e Verdini. Ecco, visto che siamo qua a combattere per la libertà di pensiero e parola, ad passare da Einaudi, da De Gasperi al dibattito Boschi-Verdini è deprimente. Matteo, giornata intensa, giornata importante, appena finita una manifestazione per la libertà di pensiero. Bellissima giornata, giornata emozionante, non giornata politica o partitica, giornata di libertà, libertà di pensiero e di parola, perché qua non è una questione lega o non lega, quando mettono in galera 24 persone perché vogliono bene alla loro terra e non hanno fatto niente di male a nessuno, è un problema per la democrazia, e quindi sono contento che in tre giorni autonomamente e spontaneamente questa piazza si sia strariempita. Hai voluto anche i bambini sul palco? Sì, perché è una battaglia pacifica, non violenta, per il futuro. Sono in galera papà, mamme, nonni, zii. È uno stato alla frutta quello che cancella il reato di immigrazione clandestina, quello che libera i mafiosi con lo svuota carceri e mette in galera delle mamme e dei papà. Siamo veramente alla follia. E come Lega non ci arrendiamo, saremo loro vicini, siamo già loro vicini dall'inizio e continueremo a essere loro vicini. Ti aspettavi una piazza così piena? No, no. La Lega è una comunità che sorprende. Non solo Lega tra l'altro in piazza, vero? Sì. Tutte le autonomie. Tante bandiere, tanti autonomisti, da nord a sud. Il bello è che Roma ha paura delle autonomie, da nord a sud è quello che mi rende forte. E qualche alleato forse c'è, perché abbiamo visto la TV russa addirittura oggi. Sì, liberi da Roma e da Bruxelles, indipendenti da uno Stato che non risponde e da un'Unione Europea che massacra e da una moneta criminale, quindi se bisogna guardare a Est, guardiamo a Est.